Venerdì 16 dicembre, ben ritrovati cari amici di Filo Diretto a questo ultimo appuntamento della settimana insieme a noi. Subito in apertura vi ricordo il nostro numero di telefono 0131 23 10 92. Commenteremo anche oggi i principali fatti di cronaca, ma ovviamente i nostri telefoni sono aperti anche per le vostre segnalazioni, quelle che ci fate tutti i giorni. Se volete anche porre alcune domande che poi gireremo al sindaco di Alessandria Rita Rosa, mi rivolgo ovviamente agli alessandrini ma anche ad altri abitanti delle zone della provincia di Alessandria. Come sapete il martedì abbiamo ospite fisso, il mercoledì scusate, ospite fisso il sindaco Rita Rosa, ma ovviamente anche altre domande riguardo a segnalazioni per mancanze ordinarie nelle città in cui abitate, noi poi le giriamo ai diretti interessati, quindi insomma da tutta la provincia se volete scriverci noi ovviamente siamo qua. Stavo leggendo l'Ansa battuta poco fa, la notizia in effetti la si sapeva già al mattino presto, vale a dire dell'arresto di Raffaele Marra, capo del personale del Campidoglio, nonché braccio destra del sindaco di Roma, Virginia Raggi, con lui che è accusato di corruzione, perlomeno il reato che gli viene contestato è quello di corruzione. In manette è finito anche il costruttore e immobiliarista Sergio Scarpellini. Poi sto leggendo l'Ansa, la vicenda che ha portato ai due arresti è legata all'inchiesta sulla compravendita delle case, come sappiamo Enasarco, risale al 2013, in quel periodo Marra era capo del Dipartimento Politiche Abitative del Comune di Roma e a quanto si è appreso l'imprenditore Scarpellini corrompeva pubblici amministratori attraverso beni immobiliari per trarre benefici per le sue società. E poi leggo ancora, beh, poi ve la leggo dopo, intanto c'è una prima telefonata. Pronto, buongiorno. Pronto? Sì, buongiorno, prego. Allora, un attimo abbasso la televisione. Bravo. Allora, dicevo, io abito in Val San Bartolomeo. Sì. Sono del sud. Sì. Però ho fatto carriera allo Stato, 30 anni. Ha fatto, scusi? E vado in bicicletta tutti i giorni, andate e ritorno in città tutti i giorni. E vedo gente che quando parte da casa non scende dalla macchina per pigrizia, buttano sulla terra dei sacchetti di immondizie di ogni genere, plastica, torre, tutto. Però mi sta male perché io amo la natura e so che i sacrifici che fanno i contadini, i coltivatori e tutti quelli che amano la natura. È dura a vedere queste cose qui. Se il comune potrebbe mettere dei cartelli di amare la natura, di non gettare, insomma, fare un po' di politica anche per questa terra. Ma le fa le politiche. È che ci sono delle persone estremamente maleducate. Bisognerebbe beccarli, prendere. E non solo. E poi corrono, io quante volte scansa questi. Perché fare dei soppassi azzardati è uno, e poi tante di quelle bestie sotto le macchine, conigli, cani, gatti, insomma, ci vuole un po' di coscienza. Vabbè, io quello che dovevo dire l'ho detto, grazie. Grazie a lei, grazie, buongiorno e grazie per la sua sensibilità, ci fa sempre piacere che ci siano persone che al di là del decoro urbano e che quindi rimangano inorriditi di fronte alla maleducazione di tante persone che buttano per terra, che sporcano, in questo caso che gettano i rifiuti su campi coltivati, ma anche chi ha la sensibilità di sottolineare, no? Che spesso vediamo carcasse di animali morti lungo le strade e non ce ne occupiamo assolutamente senza pensare che comunque sono animali, magari chi passa così senza neppure farci caso ha un animale in casa che ama in maniera particolare, bene, dovremmo ricordarci che anche quelli sono animali e quindi, non so, magari ora non dico in autostrada, però
lungo le strade, insomma, magari anche se chi è preposto alla pulizia potesse togliere queste carcasse per dare un po' di dignità a questi animali che vengono falciati lungo le strade. Pronto, buongiorno. Sì, pronto, buongiorno signor Catti, sono Manuel. Buongiorno Manuel, prego. Le auguro buona giornata. E un grazie buon anche a lei, prego. Allora, il mio intervento è sul fatto che, vabbè, ormai non mi stupisco più di niente, diciamo tra virgolette non mi incazzo quasi più per niente, però ci sono cose che danno un fastidio enorme, almeno a me, ma ne sento anche tanti che lo stanno dicendo in questi giorni così, per il fatto dell'ennesimo governo che è stato fatto in barba agli italiani, per non dire un altro termine, cioè sono stati presi ancora a schiaffi gli italiani, hanno fatto il quarto governo non eletto dai cittadini, non il quarto in 20-30 anni, il quarto praticamente consecutivo. Sì. Ora, io dico questo, io sono stato uno di quelli che sono stato contento che ha vinto il no al referendum, però ho detto non esulto perché so già come andrà a finire, e trac, è successo, non ci voleva un genio per capirlo. Cioè, io dico questo, se avessero voluto veramente fare solo un governo di passaggio per fare la legge elettorale, in una settimana, 10 giorni la potrebbero fare benissimo, non ci sarebbe stato bisogno di un altro governo, prima cosa. Seconda cosa, Manuel, svelto per favore, che poi mi sgridano che andremo a votare, non sente neanche, diciamo, l'inizio del prossimo anno. Sì, ok, faccio veloce. Grazie. Perché comunque c'è un partito dei vitalizi che deve arrivare a tirare a campare fino a settembre del prossimo anno, così riesce a maturare la pensione e noi ce lo prenderemo di nuovo nello stoppino. Grazie, buongiorno. Grazie Manuel, buongiorno, buongiorno. Allora, se vogliamo continuare a parlare di politica possiamo farlo, d'altronde era una strada già solcata, quella che con la vittoria del no ci saremmo trovati nello stato attuale, che ci sarebbe stato un governo cosiddetto tecnico che per il momento viene designato fino ad aprile, ma poi bisognerà vedere se realmente ad aprile ci sarà una nuova legge elettorale e se da Palazzo Chigi saranno pronti per poterci finalmente farci accedere alle elezioni e far nominare a noi, che siamo il popolo sovrano, un capo di governo che vogliamo o che desideriamo. Pronto, buongiorno. Dottoressa, buongiorno, sono Angelo da Nichelino. Mi chiami Chetti, che come dico sempre i dottori sono in ospedale, prego. Ma lei si merita questo e altro, per la sua bravura e tutto il resto. Comunque quel signore telespettatore di prima mi ha preceduto, volevo appunto dire questo. Il voto degli italiani non interessa a nessuno. C'è stato un plebiscito del no che è stato abbastanza schiacciante. Quelli che sono lì al governo avrebbero dovuto tirare le somme e fare le conseguenze. A me non mi resta altro che augurare buon Natale a tutto lo staff di Telesiti. Ci siamo ancora la prossima settimana, signor Angelo. Ma se non riesco a prendere la linea, meglio. Va bene. Se no vale per questo. Poi se riesco ancora meglio. Buona giornata. Anche a lei, se non ci sentiamo prima di Natale, tanti auguri sia a lei che a sua moglie. Però scusatemi, allora che cosa voleva dire la vittoria del no? Voleva dire che il popolo non era d'accordo a fare degli aggiustamenti sulla legge, sulla Costituzione. E Renzi aveva annunciato che qualora ci fosse stata la vittoria del no, lui avrebbe rassegnato le dimissioni, quindi di fatto facendo cadere il governo. E noi sappiamo molto bene che in Italia quando cade un governo non è che il giorno dopo ci siano le schede pronte per andare a farci votare, lo sappiamo perfettamente, quindi sapevamo perfettamente che sarebbe successo quello che in realtà è successo. Ci sono state giornate intere di consultazioni, ora non ricordo più il nome di quante persone ha sentito Mattarella, perché neanche se fossimo il Caput Mundi, la nazione Caput Mundi, ci sarebbe stato tutto questo numero incredibile di audizioni. Finalmente si è arrivato a un leader il quale ha scelto la sua squadra, ma era come dire, come ho detto prima, era una strada già percorsa, si sapeva perfettamente. Che oggi ci lamentiamo, e allora no, non va bene, perché non è che abbiamo dato un no
sulla Luna e che poi siamo scesi sulla Terra. Sempre qua eravamo e questo era inevitabile. Vinceva il sì, continuava a rimanere Renzi. Molti italiani hanno scelto il no proprio per far cadere Renzi e toglierlo come leader, come primo ministro, ma si sapeva che l'altra faccia della medaglia avrebbe comportato quello che sta accadendo. Il nostro paese è irriformabile, secondo il mio modestissimo parere. Pronto, buongiorno. Buongiorno, sono Piero. Signor Piero, buongiorno. Quelli del no pensano di aver vinto, abbiamo perso tutti, perché c'era l'occasione di non avere più, nei 68 anni che vengono, 66 governi, perché adesso sono aumentati di due, dai 64 sono passati a 66, perciò per i prossimi 68 anni quelli che hanno votato no possono dire mea culpa e basta, perché intanto con questo sistema di legge abbiamo perso tutti, hanno vinto loro, perché vanno avanti e non andremo a votare non prima del 16 settembre del 2017, perché deve maturare la pensione. Infatti. Grazie, buongiorno. Grazie a lei, signor Piero, buongiorno, buongiorno. Allora, tanto che aspettiamo altre telefonate, 0131 23 10 92. Continuiamo a parlare del nuovo governo Gentiloni, perché dobbiamo anche ricordarci oramai sempre più sovente i nomi dei primi ministri. Intanto la notizia di oggi, appunto, è l'arresto di Raffaele Marra, capo del personale del Campidoglio, nonché braccio destro del sindaco di Roma, Virginia Raggi. Stavo leggendo prima l'ANSA, la quale riporta che nel settembre scorso Marra era stato al centro del caos nomine in Campidoglio, contestate all'interno dei 5 Stelle. Il dirigente, inizialmente nominato vice capo di gabinetto della sindaca, è stato poi spostato alla guida delle risorse umane come capo del personale sempre del Campidoglio. Poi vediamo, ma non è tutto, l'autority anticorruzione, la procura di Roma indagano anche sulla nomina alla direzione turismo del Campidoglio di Renato Marra, che è fratello di Raffaele Marra. È l'effetto di un esposto presentato il 14 novembre dall'associazione dei consumatori Codacons, che chiedeva di accertare la possibile violazione dell'articolo 7 del codice di comportamento dei dipendenti pubblici. Vediamo che il quale recita: il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero i suoi parenti, affini entro il secondo grado. E così sembra che non sia stato. Intanto, pronto, buongiorno. Pronto, buongiorno Katie. Buongiorno Paolo. Dunque, anche il sindaco di Milano mi pare non sia tanto in buone acque. No. Detto, buttata lì. Decisamente no. Parliamo però di una cosa, vorrei andare un attimo sul leggero, no, leggero non tanto, ma sul positivo, diciamo. Finalmente hanno approvato i nuovi LEA, i livelli essenziali di assistenza. Sì. Il governo li ha approvati, la regione Piemonte in parte li stava già, diciamo, attuando, grazie appunto alla lungimiranza dei nostri dirigenti, virgolette. Però adesso anche dopo 15 anni penso ci saranno molte novità e sicuramente, soprattutto per i disabili, si potrà vivere una vita un pochino migliore. Questa è una cosa positiva, certo, dal venerdì regalo di Babbo Natale. Paolo! Agli ordini. Paolo, allora, ci diamo del tu, tanto ecco, è inutile che io do del lei a tutti in trasmissione, però sono con te, assolutamente no. No, grazie. Allora, per chi non lo sapesse, Paolo è il presidente dell'Unione Italiana Ciechi della provincia di Alessandria. Ex, vice adesso. Vice? Ah, ok, vice. Va bene, però insomma... cambia poco. Come diceva qualcun altro, è uguaglio. Sì, esatto. Allora, io vorrei fare una domanda sicuramente stupida, però credo che sia appropriata per una riflessione in questo periodo di Natale, nel quale tutti almeno ci sentiamo l'animo un po' più buono, ma soprattutto per noi il periodo di Natale è anche il periodo delle luci, dei colori, della festa. Quindi io vorrei capire come un non vedente vive questa atmosfera natalizia. Ma
vedi, il problema della luce così è sempre stato un pochino una domanda che esce spesso, soprattutto quando andiamo nelle scuole con i bambini, hanno sempre la tendenza a chiedere ma come fate a distinguere i colori, cosa pensate quando vi diciamo che una cosa è rossa? Io proprio in questo periodo di Natale che è particolarmente ricco di luci e di colori. Ma vedi, dipende tanto dall'atmosfera che si crea attorno, perché se c'è un'atmosfera di diciamo rilassatezza, di felicità, non quella che stiamo vivendo purtroppo in questo momento in Italia, però l'atmosfera si percepisce molto di più di quelle che sono le, come un'altra cosa che fa molto riflettere, il carnevale. A me personalmente il carnevale dice poco, mettermi in maschera, perché non ha senso, però la gioia che senti attorno influisce molto sul morale. Il fatto delle luminarie, l'unico problema sono quando vai per strada, ma vai vicino alla scala che stanno mettendo luminarie, devi stare attento a scansarla. Però no, in effetti crea un sentimento di pace e di riflessione. Anche se uno non vede fisicamente la luce, però sa che c'è, la gente attorno ti racconta cosa sta succedendo e si vive una buona atmosfera, un'ottima atmosfera. Ok, va bene. Grazie Paolo. Grazie Katie, un abbraccio, a presto. Un abbraccio anche a voi, a te in famiglia, grazie, ciao. Allora 0131 23 10 92, bello anche vivere questi momenti, no? Che non ci appartengono per fortuna, ma che toccano, che percorrono il corpo e la mente invece di tantissime persone che soffrono una menomazione così grave come in questo caso quella della vista. È anche giusto soffermarci un po' per capire quanto noi siamo fortunati anche avendo poco, ma il nostro poco comparato al niente di un'altra persona è tantissimo, e forse se questa riflessione la facessimo tutti i giorni probabilmente impareremmo a godere di quello che abbiamo, a coltivarlo e a lamentarci un pochino meno. Pronto, buongiorno. Buongiorno. Telefono dalla provincia di Asti. Sì, buongiorno. Io stamattina ho fatto una riflessione. Sono contenta di aver votato no, perché forse abbiamo sventato una cosa. Questo Sala, che adesso è inquisito, è garanzia, vabbè, quello, forse doveva diventare praticamente un senatore con l'immunità. Giusto? Sì. Ecco, abbiamo sventato anche questa. Grazie, buongiorno. Grazie a lei, buongiorno e auguri se non ci sentiamo più. Allora 0131 23 10 92, grazie come sempre perché vi sento, ci siete, quindi a noi non fa nient'altro che tanto piacere. Volevo finire di leggere questa lunga ansa che per la prima agenzia giornalistica italiana. Tutta questa pappardella è veramente tanta, perché generalmente i lanci ANSA non vanno oltre le tre righe, invece insomma sull'arresto di Raffaele Marra l'ANSA ha dedicato parecchio, ma non posso perché c'è una telefonata. Pronto, buongiorno. Buongiorno Katie, sono Osvaldo. Buongiorno signor Osvaldo. Non le do il menù di Natale perché... Perché ci sentiamo ancora. Sì, ci sentiamo ancora la prossima settimana. Volevo dire, la sto vedendo per televisione che sta, diciamo, in differita, non in diretta. Okay. Volevo dire una cosa, condivido pienamente non la telefonata di Paolo e gli faccio gli auguri di un buon Natale personalmente, perché insomma i disabili sono più intelligenti dei normodotati, no? Perché affrontano la vita dalla parte peggiore di quello che può essere. Noi abbiamo la facoltà di avere la salute e tutto, però in effetti siamo malati, perché non ragioniamo con la testa ma ragioniamo solo con la pancia. Cioè, io seguo, a volte vorrei intervenire, non intervengo perché mi dà fastidio dover esprimere il mio pensiero. Vedo delle persone che fino all'altro giorno erano dei poveracci e adesso, perché hanno avuto la fortuna di avere, criticano quelli che fanno. Comunque,
Saltiamo direttamente alla, a bomba. In Italia per poter apprezzare quello che abbiamo bisogna perderlo. Dopodiché la gente si rende conto e a prescindere dal sì e dal no, che è stato strumentalizzato sia in un modo che nell'altro, questa è la mia opinione, ma penso di aver ragione. Come si dice, in Italia non bisogna continuare a partire nelle ristrutturazioni. Io ho fatto domande a personaggi, altri personaggi mi hanno detto che bisogna cominciare dalla fondamenta, ma se io devo ristrutturare una casa, la prima cosa è in alto che devo cominciare a ristrutturare, quindi mettere delle persone che non abbiano interessi e conflitto di interessi, e in Italia ne abbiamo uno che sta l'altro signor giorno... Signor Osvaldo, dove... per favore, veloce, sì, la che ringrazio, mi lasciano ancora, ci sentiamo ancora. Arrivederla. Grazie signor Osvaldo, abbiate pazienza. No, ci mancherebbe altro, ha ragione. Io mi appassiono in queste cose. Lo so perché la conosciamo, però se almeno riusciamo a prendere ancora una telefonata, visto che mancano 2 minuti, quindi se volete il telefono adesso è libero, 0131 23 10 92 per l'ultima telefonata di questo venerdì 16 dicembre. Ci rivediamo poi ovviamente lunedì, ultima settimana, insieme a voi prima della consueta pausa per le vacanze di Natale. Pronto, buongiorno. Buongiorno signor Racchetti. Buongiorno. Niente, volevo dirle una cosa, la domanda che lei ha fatto a Paolo sull'affare delle luci, io ho un'amica che ha il papà non vedente, un giorno ero a casa sua, parlavamo, così dico, mi fa, oh, suo papà, oh, mi piacerebbe tanto visitare Barcellona. Adesso io mi chiedevo, cioè, cosa va a fare un non vedente a Barcellona, è quello. Sì. Poi un'altra cosa velocissima, visto che dove vengono eletti poi subentra la magistratura, una cosa, perché non mandiamo a votare solo i magistrati? Così almeno si faranno il governo che piace a loro. Grazie e buongiorno. Grazie e buongiorno a lei. Allora, siamo praticamente in chiusura. Io vi ricordo che in questo prossimo weekend, domani e dopodomani, ci sono grandi feste dappertutto di Natale, tante le manifestazioni in provincia di Alessandria, se volete girare le città addobbate a festa, ci sono veramente iniziative per tutti e vi segnalo in particolare domenica pomeriggio alle ore 17 con partenza da Piazza della Libertà ad Alessandria, e quindi la piazza dove c'è il comune di Alessandria, per la tradizionale sfilata dei Babbo Natale in Harley Davidson, un momento per ammirare questa bella sfilata colorata, ma soprattutto per ammirare le Harley che rappresentano sempre il nostro grande sogno americano. Bene. Buon weekend a tutti, mi raccomando, fate i bravi come dice qualcuno, soprattutto in questo periodo. Ci vediamo lunedì, adesso linea alle notizie.